Hai capito, Enrico? Dice il nonno. Vuole che suo nipote sappia. Le cose vuole dirle bene, con le parole giuste. Devono restargli in testa, a lui giovane, che poi da vecchio le dovrà dire ad altri ancora quando la giovinezza passerà in corpi nuovi. Per questo le ha volute scrivere su un quaderno dalle righe bluastre, un po' sfocate, con la copertina color ruggine, la stessa tinta che i punti della cucitrice lì da decenni hanno lasciato nel cuore dei fogli, assieme a una polvere che sa di monete sudice. A mio padre, e gli costò molto dirmi che aveva ucciso due persone, ragazzi, che avevano mangiato le castagne con lui, bevuto il vino, fatto gli agguati, ma io quando me lo disse non lo capii. Appena ebbe pronunciato le parole, mi parve che si alzasse un muro, uno di quei vetri smerigliati oltre il quale i profili appaiono nebulosi, come a guardare attraverso le lacrime. Così mi sembrò la faccia di mio padre. Il nonno tocca le ossa del gomito che Enrico tiene piegato. Ha la schiena moscia, Enrico, i capelli biondi svolumati sopra le orecchie. Anche il nonno, da piccolo, li aveva di quella tinta così dorata, ma corti corti. E sua madre era incrollabile in questo. Niente disordine in testa che altrimenti ce l'hai nel cuore. Si era quasi alla primavera, in inizio marzo. Il nonno Bis, insieme a una cucchiaiata di compagni, scende il primo tratto della montagna. Guarda qui Enrico la foto, questo era lui, il comandante Urlo, campione dei garibaldini, te lo immagini Enrico? Oh, di ogni uomo della brigata ricordava il numero di scarpa, il nome della mamma, del papà, dell'amorosa se ce l'avevano. Era stato alpino, così non mollava mai quel cappello, quasi neanche per dormire. Nonno, prima avevi scritto che era autunno, dice Enrico. No, no, era primavera, me lo ricordo cosa diceva mio padre. C'era un sacco di verde intorno. Hai scritto autunno, fa vedere, replica Enrico, ma senza insistere troppo. Poi si solleva dalla poltroncina di finta pelle, quasi nera, e cammina verso la finestra. È mezzogiorno, suonano le campane. Uno specchio di luce alto, la finestra, riquadrato con le liste bianche, che affaccia su un cortile interno, disadorno e ignorato. A destra e a sinistra si aprono le distese dei portici, dove le signore del personale vanno a fumare, di fretta, quasi sempre spazientite da qualcosa o da qualcuno. Ok, nonno, lasciamo stare la primavera o l'autunno. Dunque, riprende Enrico. Allora, sì, c'era un sentiero che andava presidiato e il comandante ci metteva lì sempre due uomini per volta. Quella notte c'erano due fratelli, avevano entrambi i capelli con i riccioli e una coppia di denti un po' in fuori. 7 anni li separavano e tutte e due facevano i contadini. Erano svegli all'alba e non sentivano le fatiche, ma erano chiassosi e camminavano a testa alta come le galline, sorridendo spavaldi. A un certo punto questi qua chiamano Urlo perché insospettiti da un fanale che dicevano di vedere giù a valle. Urlo si alza e li segue. Di fuori Antonio, il più grande, si mette di fianco al comandante, lo prende sotto braccio e appoggiando la testa a quella del capo gli fa segno col dito e i fratelli si mettono a dire là in fondo, viene su, e però non si vede niente. Allora Urlo si volta e mentre chiede spiegazioni si sente strappare il fucile di spalla e le mani gli si piegano indietro, gli invadono le labbra con un fazzoletto
e istantaneamente il suo corpo inizia ad avvolgersi intorno come le lombrichi quando hanno paura. Addirittura il respiro gli si arrotola in testa, andando a nascondersi dietro gli occhi. Il nonno solleva lo sguardo dal quaderno e cerca Enrico per vedere che effetto fanno le sue parole. Gli sembra di aver descritto bene il senso di soffocamento, la paura, la sorpresa. Sai, Enrico, Urlo non ha mai promesso ai suoi uomini che le cose sarebbero andate bene. Nonno, perché lo chiami così? Così come? Urlo. Era il suo nome di battaglia. E ho capito questo, ma perché non lo chiami papà? Al nonno cascano gli occhi lontano, ma non guarda nulla. Guarda dentro di sé e prova nostalgia per tante cose, una dietro l'altra, che non riesce a dire perché il tempo non consente più ai suoni di avere significato. Urlo, papà, papà, papà. Enrico non può capire, non ci riuscirà mai. Urlo era un comandante partigiano e il sangue dice che fu il suo bisnonno, e per quanto l'uomo bianco adagiato nel letto ora si sforzi di rievocarne la forma, le parole, i passi, i gesti, per Enrico non resterà che un nome importante da dire in classe alla professoressa quando racconterà dell'avo partigiano. Ecco, un avo, un progenitore, un nodo antico in cui il filo delle generazioni si è per un istante raggrumato, ma che presto si cambierà in un ignoto predecessore, ricordato per quei 20 mesi di montagna, in una guerra importante ma lontana, troppo lontana. Enrico, vuoi sapere perché lo chiamavano Urlo? Urlava? Ah, mai sentito urlare. Per sgridarmi adoperava lo sguardo, alzava una mano col dorso all'insù, poi la girava così. Allora il bisnonno ha ucciso due ragazzi? Ah, se per quello ne ha uccisi 20 o 25, tra uomini fatti e ragazzi coi primi peli. Cos'hanno di particolare quei due? Che erano con lui. Adesso ti leggo il mio diario. Senti. Dopo che è stato immobilizzato, Urlo li fissa negli occhi, anche se loro non se ne accorgono perché è notte, e più che lo sguardo, adoperano le orecchie per sentire che se qualcuno dalla baita esce fuori. Intuisce Urlo dove lo vogliono portare, e infatti scendono i 5 scalini di pietra impari, l'uno dei fratelli facendoli di spalle, con la beretta puntata sulla fronte di Urlo e una mano sul legno della ringhiera. Gli cercano nelle tasche le chiavi, una grossa, con l'anello arrugginito, e quando la trovano gli danno un primo calcio contro i ginocchi sullo snodo delle rotule. Se non era perché mio padre per gambe ci aveva due lapidi da cimitero, il fiocco dei legamenti sarebbe partito indietro rendendolo storpio per sempre. Allora i due fratelli lo guardano piangere e dal mazzo cercano l'altra chiave. Buongiorno Angelino, cosa racconta di bello questo giovanotto? Chi è suo nipote? L'infermiera è entrata all'improvviso interrompendo il racconto. Sì, buongiorno signora infermiera, è Enrico, mio nipote, averne ragazzi così a modo. Adesso ha da fare un lavoro per la scuola, vede, gli leggo queste pagine qua che avevo scritto tanti anni fa. Bene, 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 allora torno fra un paio di minuti, va bene? Poi ci cambiamo, d'accordo? Nonno, facciamo che ritorno più tardi, prima di cena. No, non ti preoccupare, stai qui, non è che ci voglia molto, e poi saremo tranquilli, va bene? Allora, nonno, li ha uccisi, quei due? Begli stronzi. Ce n'era di gente strana, mica tutti sapevano quello che stavano facendo. E tuo papà sì, però. Tuo papà era Urlo, il partigiano che è il nome della piazza e almeno 3 o 4 piastre con le date di quando è nato e di quando è morto.
E comunque sì, li hanno uccisi, certo, non ne parlava mica volentieri lui, eh. No, no, io l'ho scoperto per caso, cogliendo una parola qua e una chissà dove, in cucina, con mia mamma, mio fratello. Poi, la prima volta che ho provato a chiederglielo, a urlo, ho ricevuto uno schiaffo vero, senza parole. Solo più tardi mi ha raccontato. E chi li ha uccisi? Gli altri si sono accorti che Urlo lo tenevano imbavagliato in cantina e sono scesi giù per liberarlo? Più o meno le cose sono andate in quella maniera, ma è stata parecchia la confusione. I due sì, sono stati uccisi, ma non come credi tu. Oh, che paroloni! È una delle sue storie di guerra? L'infermiera, una ragazza che ha gli occhi belli come un'isola corallina, prende la mano del nonno Angelino tra le sue e gliele carezza e gli fa una breve pacca. Allora, è pronto? Ci alziamo? Per forza. Il ragazzo, Enrico, giusto? Vuole che esca, lo facciamo tornare dopo? Ci mancherebbe, mio nipote. Enrico non sa bene cosa fare. Prima si alza dalla poltrona e prova ad avvicinarsi alle sbarre che imprigionano il materasso. Poi capisce che non è il suo posto, che la ragazza dagli occhi bellissimi non ha bisogno di nessuno, e Enrico perciò le fa luogo, incapace di guardare sia lei sia il nonno, che adesso sembra diverso. Fissa un punto preciso del soffitto e inspira dal naso e butta dalla bocca un fiato sottile. Ecco, signor Angelino, faccia vedere com'è bravo questo giovanotto. Il nonno non parla più, posa il quaderno sul mobiletto con le ruote e torna a fissare in alto. Bravo, pieghi le ginocchia e alzi un po' il sedere. Il pigiama scende oltre le rotule giallognole, il pannolone gonfio di pipì e la donna lo appallottola in avanti come l'ombone di una conchiglia. Anche oggi niente, eh? L'Angelino stringe le labbra e chiude gli occhi, mentre la donna lo piega su un lato e con una pezza molto calda e fragrante gli sfrega la pelle inabitata dai muscoli e i glutei e tutta la carne sacrale fino al buco del culo, smacchiato ormai solo con l'acqua del catino. Anche se l'aria è pulita, Enrico comincia a sentire puzza, la stessa che aveva nel naso da piccolo, quando si erano portati a casa la nonna Bis. Deve mangiare un pochino di frutta, signor Angelino, e poi le mele cotte, sono così buone, e andrà a finire che dovremo riempirla di medicine, lo sa, vero? Angelino sbuffa e gli viene la stessa faccia cattiva che aveva la nonna Bis e che Enrico non poteva sopportare. La femmina che ora al vecchio nonno strofina il glande con una manopola e gli spalma una pomata a colpi decisi si chiama Lavinia. Gli ruota il corpo di qui, poi di là, e proprio mentre sta voltato così Enrico vede quanto il nonno sia diventato orrendo e quanto la sua carne sembri fatta con il latte raggrumato e con il pannicolo fiacco delle melanzane andate a male. Sì, all'improvviso tutto appare al giovane di una bruttezza irreparabile, inutile e gratuita. Si sente privo di forze, assonnato, indifferente. Lavinia ha ora quasi terminato. Rimette diritto il corpo di Angelino, gli lega il pannolone e lo invita a mangiare il meglio e più variato, altrimenti neppure domani farà la cacca. E potrebbe morirci con la cacca dentro, pensa Enrico. E a nulla servirebbe se gliela tirassero fuori a forza con le dita le infermiere del turno di notte. Gli resterebbe lì come un male che non perdona, come un fossile ramificato nei giri dell'intestino. Il nonno non le rivolge neppure la parola a Lavinia, quasi fosse rimasto addormentato per 10 minuti e nessuno gli avesse girato e voltato il bacino. Neppure aspetta che lei esca dalla stanza per dire a Enrico che la storia è ben più complessa di quanto non possa sembrare. E allora, dalla baita, eravamo lì, no?
dalla baita scendono di sotto, perché era impossibile che non lo sentissero, nonostante il vento potente. Urlo mugolava e a un certo punto si era lasciato cadere come un corpo morto addosso alla porta. Ma passami il quaderno, Enrico, per cortesia. Enrico torna ad avvicinarsi, ma si sente sporco. Ogni cosa gli sembra opaca e umida, anche il quaderno, l'armadietto dove il nonno appoggia gli occhiali, la pulsantiera che avvia in alto o in basso il letto, la poltroncina su cui sta seduto. Allora, Enrico solleva i racconti partigiani in bella grafia. Scusa nonno, ecco. Ah, dunque. Sì. I partigiani Mughetto e Strepito dalla baita intuiscono cosa sta accadendo. Fanno le scale in un silenzio da convento e mentre uno dei fratelli sta insaccando i denari del distaccamento, Mughetto gli fucila la gamba e Strepito stacca dalla parete un falcetto e si avventa sopra l'altro. E se avesse adoperato la giravolta della lama dall'interno, gli avrebbe mozzato la testa ad un colpo. Ma Strepito ha paura, non cala la falce dalla parte del taglio, ma da quella più spessa, perde tempo, si ingarbuglia le mani e il contadino riesce a togliersi di mezzo e a rintanarsi nel lato buio dov'è il fieno. Fa tre respiri enormi, radicati fin nell'ultima cella dei polmoni e poi prende a intonare una canzoncina con la voce sottile da ragazzina con le trecce antipatiche. Ma mamma di Strepito è una troia, la mamma di Strepito è una troia, si fa montare dal boia, si fa montare dal boia, la mamma di Strepito è una vacca, mentre scopa fa la cacca, e insieme alla cacca sai che è uscito il naso di Strepito, io te lo dico. Resta fermo, Strepito, immobile come una roccia, sente i vermi del sudore fargli tutto il giro della schiena. Chi te le raccontate? Urlo queste cose? Come fai a saperle, nonno? Chi ti ha detto del sudore, della paura, della rabbia? Erano uomini anche quelli come me, come te. E poi, ascolta, Strepito versa le spalle di là nel buio e lo trova al contadino e con la falce gli toglie una mano e gli buca un posto da qualche parte da cui esce per sempre quella voce da ragazzina riarsa e cattiva. La mano rimane attaccata al contadino per un lacerto di pelle e di muscolo quando cade in terra con tutto il corpo, e Strepito non ha più paura, gliela afferra e gliela strappa gli ultimi legacci dei nervi, trovandosi stupefatto dal peso di quella barra di carne tranciata. Ah, quel quaderno! E di nuovo l'infermiera, sempre presente, Angelino, guardi un po', gliele lascio qui le pastiglie, una prima e l'altra appena dopo la cena, come sempre. Va bene, come sempre. Enrico, versami un poco d'acqua, dai. Dov'è? È sotto. E il nonno gli indica, aprendo a stento le labbra in cui ha ficcato la pastiglia. Sì, lì, ecco, bravo, prendi lì. Ora beve, Angelino. Ora sembra sfinito da un'azione tanto semplice e che è durata un numero illogico di secondi. Enrico, invece, ha la mente piena di quella mano sporca del contadino. Angelino non riprende a parlare. Non legge. Guarda Enrico. Ma con uno sforzo incavato solleva leggermente il bacino per sistemarsi qualche piega nascosta della plastica o dei lenzuoli. Grazie Enrico, appoggialo pure lì. Ma dov'è finita poi? Che cosa? La mano del contadino. Urlo vide nero. Quello fu al distaccamento il giorno più terribile. L'ora in cui tutto sembrava sul punto di crollare. Nella guerra non deve crollare un bel niente, soprattutto non deve crollare il mondo in cui si è compagni di sventura. Invece Urlo capiva che la sua paziente costruzione stava cedendo. Se non li avesse fermati, se non avesse fermato quella catena di idiozie, Urlo avrebbe perso la guerra, sua e di ognuno. Ordinò che lo slegassero e chiuse la porta con tutti gli odori e i suoni che la stanza conteneva.
Avevo scritto così, senti. Enrico osserva il nonno e poi il bicchiere è smorto e drappeggiato di salive, dove l'acqua che il vecchio ha appena tracannato. Ancora di più si sente le mani sporche di una sozzura appiccicosa e stratificata, sporco su sporco, che sa anche di infetto, di stagnante. Sì, il nonno sta stagnando lì. La sua vita è tutta nel rettangolo del materasso, inchiodata tra un palmolone e le piaghe da decupito che gli mangiano la pelle gialla. Poi guarda il quaderno, Enrico, e non ha dubbi. È in quella stanza solo per sentire ciò che esce dalle righe ben fatte degli appunti partigiani del vecchio. Si rimette a sedere, sospira. Ma la mano, allora? La mano. Non so, non credo l'abbiano presa a calci e buttata via, gliel'avranno messa vicino nella fossa, sottoterra anche lei. Al tempo della guerra volete mica che gliela ricucissero. Senti una cosa, nonno, hai scritto che Mughetto e Strepito scendono dalla baita perché hanno sentito il tramestio dei fratelli traditori e i gemiti del tuo papà, no? Poi Mughetto, mi pare, quello che fucila la gamba di uno dei due. Sì, Antonio si chiamava. Va bene, ma io mi chiedo se dalla baita erano riusciti a sentire i lamenti di Urlo, nonostante il vento, perché non sono scesi altri partigiani dopo il colpo di fucile? L'avranno ben sentito, no? Sì, non lo so, credo di sì, ma vedi, la storia è ancora un'altra. È che nel frattempo era davvero salita una colonna di militi della Repubblica. L'avvistarono altri che erano usciti dietro la giacca di Mughetto e di Strepito. Dunque, fammi vedere. Ah sì, ecco. I due partigiani usciti dietro Strepito e Mughetto fermano il passo in cima allo sperone di roccia. Il tabella dall'allarme, zampettando indietro verso la baita, cercano Urlo per 30 secondi, un minuto, due, poi decidono di scendere loro, guidati dal dente, che è il più esperto. Nonno, possibile che non lo trovassero, che non fosse venuto in mente a nessuno di guardare di sotto. Tutto è possibile in guerra. Cosa succede allora? È che i partigiani scendono fino a vedere giù i tetti del paese. È quasi l'alba. Mentre il cielo si sbruma, mentre i partigiani del dente guadagnano ancora due o tre giubbi del sentiero, stanno nascosti dietro ai cespugli e alle rocce i buchi tondi di alcune canne di fucile di mitraglie. Sono i mostruosi occhi degli uomini del tenente Mazzoni, galoppino dello Zuccari Medico, a cui piace uccidere. Il sottocapo Manipolo Schianchi spara al partigiano Registro Pierino, detto Foscolo, i cui muscoli primatesissimi si rilasciano morti contro l'uscio dell'osteria. Gli altri 12 uomini tirano via dalle spalle i fucili e li mettono dritti contro il nemico, feriscono lo stesso Schianchi, uccidono il legionario Peraldi Renzo e poi loro stessi muoiono, uno via l'altro, prima contorcendosi per le sberle, gli urli delle fucilate, poi sbattendo in terra i ginocchi e le facce, a qualcuno cadendo si rompe il naso, ad altri si apre un taglio rosso nelle labbra, gli occhi gli si gonfiano come uova lesse. I partigiani crepano proprio quel lunedì d'inverno, con quella temperatura mite, sotto quel cielo scoperto, quello stesso cielo mirando il quale forse avrebbero voluto fare l'amore, invece toccò loro di fare la guerra. E Urlo, lui ne ha uccisi due. Di fascisti? No, due partigiani, quelli appostati dietro al muro del cimitero. Come? Con una Luger, una pistola tedesca che aveva sottratto a un soldato ucciso. No, dico, ma perché? Perché Strepito e Mughetto contrastavano con l'idea di uomo che aveva in mente lui. Ma come? Angelino solleva leggermente le ginocchia e pinza le labbra come se fosse percorso da un dolore lungo e appuntito. Insomma, il punto è che Strepito aveva agito per conto suo
senza attendere gli ordini del comandante. Aveva ucciso per una canzoncina idiota, cantata da uno ancora più idiota. Non credere, Enrico. I due fratelli sarebbero comunque stati giustiziati, magari all'alba del giorno successivo. Invece Strepito aveva fatto di testa sua. Esattamente come i due contadini avevano voluto fare di testa loro e imbavagliare Urlo e tentare di sottrarre i soldi. Quando il fracco di spari ha iniziato a cadere sull'osteria, Urlo si è messo in alto, ben riparato alle spalle degli uomini e ha puntato dritto alle schiene di Strepito prima e di Mughetto poi, che forse si era accorto di tutto. E tu come fai a saperle queste cose? Te le ha dette tuo papà? Sarò qui nel quaderno. Ma te le sei inventate? Le hai uccisi davvero così? Assieme all'odore umido e verde della cena entrano il vociare del corridoio, il volto spoglio delle infermiere che simulano un sorriso. Enrico si è fatto da parte ed il nonno segue gli occhi che posano sulle mani arrossate della signora che smista le pietanze. La domanda che gli ha appena rivolto a Angelino si asciuga nell'aria. O forse non l'ha mai raccontata a nessuno lì dentro, perché non c'è niente, in fondo, da raccontare. Enrico si siede di nuovo alla poltrona nera. Intanto Angelino lascia che le lavigne gli appoggino i cibi sul vassoio da letto, ringrazia, annuisce, per dire che si ricorderà di prendere l'altra pastiglia e poi affonda la mucca grigia nel cuscino. Adesso ti spiego, Enrico. Abbi pazienza. Il figlio di un partigiano che vuole che suo nipote sappia. Il nonno è costretto a letto, ha un quaderno ingiallito, pieno di appunti di storie abbozzate. Sono le storie di suo padre. Sono le storie di un bisnonno che ha fatto la resistenza. Ci sono in campo 4 generazioni e una posta in gioco altissima. La memoria di quei giorni lontani. Li hanno uccise quei due è il racconto conclusivo della mia raccolta di racconti partigiani. L'ho scritto avendo in mente un mosaico di volti, di narrazioni, di voci. Non è la storia di uno solo, ma la storia potenziale di molti. E soprattutto rappresenta la volontà di tramandare quella storia in un mondo, quello di oggi, che è fatto di inesperienza e di virtualità. Nei miei racconti partigiani serpeggiano alcuni umori contrastanti, sono storie, quasi tutte, che guardano la guerra partigiana con gli occhi del presente, con gli occhi di vecchi guerriglieri alle prese con 70 anni di storia accumulata dopo quei gloriosi eventi. C'è allora chi guarda con malinconia e disincanto ai compagni morti in guerra e rimasti eternamente giovani nei cimiteri. C'è chi racconta alla nipotina la liberazione di Borgosese e sente che quanto è venuto dopo è stato un mondo sbiadito. C'è un vecchio partigiano che va all'ufficio postale a riscuotere la pensione e quell'anziano uomo appare sì come un eroe, ma come anche un eroe stupido, proprio così, che credeva che nulla dopo la sua resistenza partigiana avesse avuto valore. Stupido perché così credendo riduce i propri giovanili sforzi, i propri sacrifici a un qualcosa che è finito subito, di poco conto, quando invece con alti e bassi, con luci e ombre, i decenni di storia italiana successiva sono stati il fiore nato da quella grandiosa esperienza e non una postilla di poco pregio. E poi c'è chi, come Angelino, protagonista di questo racconto e figlio di un partigiano, si trova a fare i conti con quella prima generazione che vedeva nei padri dei giganti. E superato il complesso di inferiorità, una volta anziano, Angelino in questo racconto è un nonno che racconta al nipote, decide di raccontare facendo le veci di suo padre.
E quelle che ci offre sono ricostruzioni della storia prive di innocenza, tutt'altro, anzi sono storie mistificate, mistificanti, sono di parte, sono volutamente di parte, non una parte politica. Qua non si tratta di dire chi fossero i buoni, chi fossero i cattivi. Si tratta piuttosto del tentativo commovente a tratti fino all'assurdo di salvare la memoria a tutti i costi, di raccontare all'ascoltatore del presente che la storia partigiana è stata una storia magnifica, straordinaria, fuori dagli schemi. Per questo Angelino, il nonno di Enrico, un nonno costretto a letto, si ridurrà a inventare laddove la realtà storica è insufficiente, in un estremo e teatrale tentativo non solo di conservare il ricordo, ma di depositarlo a forza nel presente, a volte tradendo la verità storica stessa, pur di farlo sentire vivo, come se fosse una cosa appena nata.